trovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Nei prossimi giorni la Campania sarà interessata da un campo di alta pressione di natura oceanica e questo determinerà condizioni di diffusa stabilità. Ma vediamo in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni partendo da lunedì 30 gennaio. Avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, senza il rischio di precipitazioni. Le temperature non subiranno particolari variazioni, il vento inizialmente debole da nord-est ruoterà da nord-ovest nel corso del pomeriggio, rinforzando lievemente entro la serata. Il mare risulterà poco mosso. Per martedì 31 gennaio, cielo sereno poco nuvoloso lungo la costa, mentre locali addensamenti nuvolosi potrebbero interessare le aree montuose a causa del passaggio di un fronte freddo, un modesto fronte freddo che lambirà le regioni adriatiche nel corso della giornata e questo comporterà un rinforzo del vento da nord-est su tutta la nostra regione. Le temperature subiranno una lieve diminuzione e il mare sarà poco mosso sotto costa e localmente mosso al largo. Tra mercoledì e giovedì avremo una ripresa delle temperature con cielo poco nuvoloso ovunque, mentre è atteso un cambiamento, soprattutto a livello termico, nel corso della giornata di venerdì. Questo perché, osservando le vertigini, avremo l'elevazione verso nord dell'anticiclone delle Azzorre fino a raggiungere l'est dell'Islanda e poi successivamente piegare verso la Scandinavia. Questo comporterà la discesa di correnti molto fredde dirette sui Balcani e sul Mediterraneo orientale, che interesseranno marginalmente anche la nostra regione, determinando un vistoso calo delle temperature. Quindi potremmo assistere anche ad un'ondata di freddo piuttosto intensa a partire da venerdì 3 febbraio. Al momento non siamo in grado di dirvi se avremo precipitazioni, avremo quindi maltempo freddo, quindi un freddo accompagnato anche da precipitazioni. Su questo bisognerà ritornarci con l'uscita delle prossime elaborazioni modellistiche. Per maggiori dettagli, dunque, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.